a tutti benvenuti nel mio canale io sono claudia e oggi con voi voglio fare il tutorial di questa bellissima zucchetta andiamo subito a vedere l'occorrente procediamo quindi con l'occorrente sto usando un filato di tessiland dal nome di chuck che questo andrebbe lavorato con un uncinetto 2 2 e mezzo io lo sto lavorando con il 2 e mezzo marcapunti le forbici poi userò degli occhi di sicurezza presi su Amazon, vi lascerò il link in descrizione e la solita imbottitura per riempire il nostro lavoro. Procediamo quindi con la nostra zucca. Andiamo a fare il nostro solito cerchio magico. Quindi avvolgo il filo intorno all'indice al medio, giro e blocco tra il pollice e l'indice. Inserisco all'interno del cerchio l'uncinetto, prendo il filo e faccio una maglia bassa. In questo modo ho bloccato il cerchio magico. All'interno vado a fare 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse, chiudo la codina più corta del filo chiudo il cerchio magico ora subito vado a fare 6 aumenti quindi vado a fare due maglie basse nello stesso punto per 6 volte 2 maglie basse nello stesso punto e avrò un totale così di 12 maglie basse fatti quindi 6 aumenti e ci troviamo con 12 maglie basse andiamo a fare Altri aumenti facciamo una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento fino al nostro marca punti. Ci troviamo così con 18 maglie basse. Finito anche questo giro, arrivata così a 18 maglie basse, vado avanti e faccio due maglie basse e un aumento. 2 maglie basse e un aumento, arrivo al marcapunti. Che avrò così 24 maglie basse. Finito anche il giro con 24 maglie basse. Andiamo avanti con gli aumenti. E facciamo 3 maglie basse e un aumento. 3 maglie basse e un aumento. avremo così un totale di 30 maglie basse. 3 maglie basse, un aumento. 3 maglie basse, un aumento. Al marca punti avremo un totale di 30 maglie basse. Arrivata quindi a 30 maglie basse, vado avanti, faccio 4 maglie basse e un aumento, arrivo così a 36 maglie basse, quindi 4 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento, marca punti, avrò 36 maglie basse. Fatto il giro, arrivata a 36 maglie basse, continuo con questo schema. Vado a fare altri 5 maglie basse e un aumento. Arrivo a 42 maglie basse, vado a fare 6 maglie basse e un aumento. Arrivo a 48. Mi fermo con gli aumenti. Vado a fare 8 giri così come sono da 48 maglie basse. Finito quindi il giro con 48 maglie basse per 8 giri, mettiamo il marcapunti e andiamo a mettere gli occhi di sicurezza, gli occhi di sicurezza questi un po' più piccolini, non quelli enormi e lo andiamo a mettere esattamente allo spicchio delle, dei nostri aumenti, dove dopo verrà lo spicchio della zucca. Quindi andremo a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Tra il 12 e il 13 il giro, allo spicchio, quindi verso lo spicchio degli aumenti, a una distanza circa di 10 maglie basse. Andiamo a inserire il colore che abbiamo scelto per l'occhio, io in questo caso ho scelto il verde, l'ho inserito nell'occhio, mi allargo un po' il buchino con l'uncinetto e vado ad inserire l'occhio in questo modo, faccio passare bene il filo così mi assicuro che sono nella stessa linea e metto il la sicurezza dietro in questo modo, una volta messo l'occhio di sicurezza. Questo è il risultato. Ora vado avanti con le diminuzioni, continuo quindi con le diminuzioni, eravamo arrivati a 6 maglie basse e un aumento per un totale di 48 maglie basse. Ora andiamo a fare 6 maglie basse e una diminuzione per tornare indietro. Quindi 6 maglie basse e una diminuzione. 9, 8, 2, 4, 5 e 6. Diminuzione invisibile. La vado a fare prendendo solo la solina verso di me e tutta la maglia bassa successiva. E faccio una maglia bassa, quindi 6 maglie basse 4, 5, 6, e una diminuzione invisibile, in questo modo arrivo fino al marcapunti e torno indietro. Quindi avrò 42 maglie basse. Fatto quindi il giro con 6 maglie basse una diminuzione, ho 42 maglie basse e continuo con le diminuzioni, vado a fare 5 maglie basse e una diminuzione, 5 maglie basse e una diminuzione, in modo da tornare quindi a 36 maglie basse. Procediamo con questo schema fino ad arrivare di nuovo a 12 maglie basse, quindi... Quindi continuo con questo schema 5 maglie basse, una diminuzione, arrivo a 36, 4 maglie basse, una diminuzione, ritorno a 30, 3 maglie basse, una diminuzione, ci troviamo con 24 maglie basse, 2 maglie basse, una diminuzione, arriviamo a 18 maglie basse. Inseriamo l'imbottitura. Quindi arrivata a 2 maglie basse, una diminuzione, sono 18 maglie basse vado ad inserire l'imbottitura vediamo la forma quando siamo soddisfatti di averla riempita bene continuiamo a chiudere quindi abbiamo fatto due maglie basse una diminuzione andiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione e dopo sei diminuzioni se alla fine ci serve altra imbottitura possiamo inserirla alla fine. Finito anche il giro con le 6 diminuzioni, mi lascio un po' di filo per andare a chiudere. Quindi finito di inserire anche l'imbottitura vado a prendere tutte le 6 maglie basse e chiudo a cerchio in questo modo blocco il filo all'interno e taglio in modo che sia chiuso perfettamente ora prima di andare a fare anche il gambo verde andiamo a fare i spicchi della zucca decidiamo se metterla così o così come più ci piace se vi piace più alta questo pezzo lo mettete così se invece vi piace più basso lo potete girare e metterle così è uguale quindi non cambia nulla con gli occhi andiamo a fare i spicchietti per quanto riguarda invece i spicchi tiriamo il filo all'interno del centro e usciamo sopra al centro lasciamo una codina per tirare andiamo a fare i 6 spicchi che abbiamo fatto della, delle maglie alte quindi cerchiamo di riprendere gli stessi questo se non ci piace che passa davanti o di lato lo facciamo passare sotto in questo modo e andiamo a fare il primo spicchio così mettiamo bene l'occhietto qua Tiriamo leggermente, non troppo, e diamo. facciamo il primo spicchio. Lo ripeto perché così il filo è più resistente. Lo facciamo passare due volte, sempre in questo modo. Facciamo passare anche questo sotto l'occhio. In questo modo, abbiamo fatto il primo spicchio. Ora Passiamo di qua al di fuori, di questo vediamo in questo modo. Così e lo facciamo passare all'esterno in questo caso. Che le nostre maglie alte sono qui. Tiriamo leggermente e facciamo un altro giro in modo che venga doppio. Il primo spicchio l'abbiamo fatto, ora andiamo a fare gli altri sempre con questo sistema. Quindi, terminati i nostri spicchi: un totale di sei spicchi, andiamo a dare anche la forma alla nostra zucchetta. Vado a ricamare mm, il nasino, diciamo, e poi vado a fare il gambo per quanto riguarda il gambo andiamo a creare 6 maglie basse all'interno del cerchio magico e poi facciamo 5 giri da 6 maglie basse così come sono andiamo ad inserire l'imbottitura all'interno ci aiutiamo con l'uncinetto piano piano andiamo ad inserire l'imbottitura in questo modo Inserita un po' di imbottitura andiamo a cucire il gambo sopra la nostra zucchetta. Un po' piegato di lato, attaccato quindi anche il gambo sopra la nostra zucchetta, la nostra zucchetta è terminata la possiamo fare ovviamente più grande aumentando i giri invece di fermarci a 6 maglie basse un aumento possiamo arrivare anche a 8 maglie basse e un aumento arriviamo così a 10 maglie basse per 6 giri sono 60 maglie basse e facciamo poi invece che 8 giri facciamo 10 giri da 60 maglie basse andiamo a richiudere nello stesso modo sempre facendo le diminuzioni e sicuramente verrà più grande io spero sempre che il tutorial vi sia di aiuto e soprattutto vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo. Grazie.